Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi vi faccio vedere un video tutorial sull'estetica del massaggio alla testa e ai capelli che mi aveva richiesto inizialmente Patti, però poi su Facebook è stato scelto e preferito da quasi la maggior parte di voi che lo volevate vedere subito e quindi vi ho accontentato. E allora, questo è un massaggio veramente semplicissimo, facilissimo, che lo potete fare tutte. Io nel video ho usato un olio, però voi potete usare, cioè ho usato un olio che ho fatto io, però voi potete usare qualsiasi olio, potete anche non usare niente, va bene lo stesso. Lo potete fare durante lo shampoo, lo potete fare quando applicate la maschera sui capelli o quando semplicemente massaggiate il balsamo, forse però meglio solo con la maschera. E niente, è semplicissimo veramente, quindi vi lascio al video. Allora, io già ho applicato qualche goccina di quest'olio anticaduta che ho fatto e adesso andiamo a iniziare il massaggio. Ci posizioniamo dietro la testa della persona che riceverà il massaggio e cominciamo a prendere confidenza con i capelli. Quindi li accompagniamo, li massaggiamo un pochino, li andiamo a sfiorare in questo modo e poi posizioniamo le mani qui sulla fronte e cominciamo a fare questo movimento di frizione molto lenta e profonda. Piano piano scendiamo verso le orecchie e da dietro le orecchie andiamo alla nuca, toccando i muscoli occipitali. Abbassa la testa, che si trovano qui. Quindi andiamo a toccarli e a fare un pochino di digito pressione su questi. Risaliamo e ritorniamo al centro e adesso prendiamo tutto la testa. Posizioniamo ora una mano qui sopra e una mano sotto nella nuca e facciamo questo movimento fino ad incontrare le mani al vertice della testa e poi lasciamo i capelli e di nuovo e di nuovo. Adesso facciamo una frizione più veloce per riattivare la circolazione, partendo sempre dalla fronte in basso verso le orecchie. Prendiamo la nuca e risaliamo fino alla fronte e massaggiamo ancora tutta la testa. Lasciamo i capelli, accompagniamo la testa, così la terremo abbassata e ci concentriamo ora un pochino sulla nuca e sul collo. Facciamo questi movimenti circolari con i polpastrelli, qui proprio dove ci sono gli occipitali. Questo movimento è molto molto rilassante e possiamo andare un pochino anche sul collo se vediamo che c'è molta tensione. Possiamo fare anche un pochino di impastamento. E ritorniamo su con questi movimenti. Andiamo semplicemente dal basso verso l'alto ad accarezzare la testa e i capelli.
portiamo la testa in su e accarezziamo i capelli nel senso contrario, quindi per portarli indietro. Sempre con i polpastrelli, con movimenti lenti e profondi, andiamo qui vicino all'attaccatura delle orecchie a fare dei movimenti circolari e saliamo piano piano fino al vertice della testa. Se vogliamo possiamo fare anche un pochino di digitopressione ai lati, quindi tiriamo fino laterale alla nuca e possiamo scendere anche giù nel collo. Per terminare tiriamo leggermente i capelli dalla radice e li portiamo indietro per riossigenare il cuoio capelluto. Non fa assolutamente male se fate piano. Tiro, faccio un po' di tensione. Così. Tirate, tirate ancora. Accarezzate di nuovo i capelli, raccoglieteli tutti con movimenti lenti e delicati. Tirateli leggermente verso l'alto e lasciateli stare. E lasciate andare per l'ultima volta. Concludete in questo modo. Spero vi siete rilassati come me avendo visto il massaggio e spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se voi lo fate, fatemi sapere se anche a voi piace come sensazione, se vi rilassa. Magari ecco, potrebbe essere un'idea carina da quando, che ne so, quando ci riuniamo con le amiche, possiamo scambiarci questo massaggio a vicenda, o magari anche in una relazione di coppia, magari farsi fare questo massaggio dal partner. Credo che sia comunque un'idea molto valida e molto rilassante. Fatemi sapere se insomma lo provate, se vi piace. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Si presenta con dei capillari molto dilatati, di forma sinuosa e di colore rosso vivo. Sono presenti sugli zigomi, nelle ali del naso.